Io mi chiamo Marta, ho 23 anni e sono stata ricoverata all'Istituto Pio XII di Misurina per la prima volta nel 2005, quindi a 6 anni. Io mi chiamo Francesco, ho 23 anni e anch'io sono stato ricoverato negli stessi periodi di Marta, solo più mesi durante l'anno. A me è servito veramente tanto il percorso effettuato a Misurina perché di fatto ero una bambina che non poteva neanche fare una risata senza avere un attacco d'asma. E ovviamente il piano terapeutico che mi è stato proposto mi è stato enormemente utile per riuscire a gestire al meglio la mia asma. Io ho avuto la prima crisi asmatica all'età di 3 mesi, quindi subito dopo la mia nascita. Sono nato con l'asma, è una cosa con cui ho sempre vissuto. Eravamo seguiti tutti i giorni da dei medici e infermieri specializzati nella cura dell'asma infantile, ma anche a livello personale, in quanto passare svariati mesi durante l'anno con ragazzi della stessa età, comporta una crescita personale non indifferente. Arrivati a Misurina la prima volta è stata sicuramente una sorpresa, sia diciamo per la condotta dei medici che erano veramente preparati, ma anche è stato sorprendente vedere la quantità di esami che stanno dietro una semplice visita. Quindi c'è stata fatta una spirometria, un'oscillometria e un'altra serie di esami specialistici che io personalmente nella mia zona non avevo mai effettuato. Gli attacchi d'asma sono stati molto frequenti prima, del mio ricovero a Misurina. Più tempo passavo in questo stato e meno lucido mi sentivo, perché ovviamente riuscivo a inspirare sempre meno ossigeno. Mentre ero a Misurina non ho mai avuto un attacco d'asma, sicuramente ho notato dei grossi miglioramenti nello stare a Misurina. La mia qualità di vita è migliorata di molto e soprattutto quando tornavo a casa dopo i periodi trascorsi di ricovero, trascorsi presso l'istituto, i benefici sicuramente si protraevano nel tempo. È un'esperienza comunque unica, ci sono tre strutture in Europa simili a questa. Sicuramente il ricovero a Misurina è stata un'alternativa di gran lunga migliore. Limitarsi a prendere cure cortisoniche senza dei controlli adeguati non aiuta. Invece in questo istituto c'erano dei medici che ti seguivano tutti i giorni e ti facevano degli esami specifici apposta per creare una cura personalizzata al ragazzo, non una cura per l'asma. Che ho intrapreso lì ha rappresentato una vera e propria svolta. Banalmente non potevo avere accesso alla sezione agonistica del mio sport perché farmi affrontare delle gare, sapendo di essere asmatica, poteva risultare pericoloso, però grazie ai progressi fatti con le cure che mi sono state somministrate, sono riuscita ad accedere anche alla sezione agonistica. Quindi ha rappresentato non solo una svolta dal punto di vista medico, per come mi sento, per come respiro, per la qualità della mia vita, ma una svolta anche dal punto di vista personale, perché è un ambiente dove si impara tanto, dove si acquisisce consapevolezza. Io la consiglierei sicuramente, innanzitutto, perché non solo il paziente direttamente impara a costruire un rapporto nuovo con l'asma, impara ad accettarla e anche per i genitori è un ambiente in cui si riesce ad imparare come affrontare al meglio questo tipo di condizione. E soprattutto perché l'istituto offre un approccio a 360 gradi, quindi non c'è solo l'esame specifico come la spirometria, ma c'è anche la possibilità di fare un percorso di fisioterapia per appunto rinforzare i polmoni, quindi è un approccio veramente completo. L'unica cosa in questo caso che ci viene da dire è perché no? Cioè, perché non offrire una possibilità così valida, così importante a dei pazienti che non riescono ad affrontare in maniera serena la propria condizione, non riescono anche semplicemente a ricevere una diagnosi sulla propria condizione. Quindi ricevere innanzitutto una diagnosi in primis, un percorso terapeutico che sia efficace poi e vivere in un ambiente che davvero ti dà i mezzi per affrontare al meglio la vita di tutti i giorni,
tenendo comunque su un bagaglio che comincia ad essere neanche più troppo pesante, l'asma è veramente fondamentale. L'istituto inoltre non è solo un ospedale. Quando si pensa a un ospedale si pensa a una struttura sterile, distaccata dai pazienti. Invece questi, prima di tutto i medici, sono molto uniti ai ragazzi, sono calorosi e la struttura è una struttura pensata per un ricovero prolungato di ragazzi comunque minorenni. Quindi non è pensabile per loro restare in una struttura così a lungo se fosse un ospedale comune. L'istituto è circondato da natura e un sacco di possibilità. Ci sono le piste da sci durante l'inverno, mentre durante l'estate ci sono molte gite che si possono fare.